ob belli periculum Romam deserimus ed in campagnam venimus. Ob, collegato assolutamente con periculum, ok? Belli è il nostro GS2, periculum ACS2, in combinazione con ob, Romam, ACS1. Questo è verbo, prima persona, plurale, ovviamente presente, ciò che stiamo studiando, in campagnam, in più ACS1. Questo depone molto bene per il complemento di moto al luogo. Venimus, verbo venio, prima persona, plurale. A causa del pericolo della guerra, abbandoniamo Roma e veniamo in campagna. Quindi il verbo desero, non solo in grandissime canzoni inglesi degli anni addietro, non solo la parola da cui deriva deserto, beh, significa abbandonare. Pirate villas et pagos Italiae populorum se pedelent. Pirate, NP, 1, villas, ACP, 1, et vuol dire pagos, ACP, 2, Italiae, GS1, populorum, GP, vedete essere troppo presi? Dal GS1, questo è GP2, sepe. Spesso, forma verbiale, delent, verbo terza persona plurale. I pirati spesso distruggono le case ed i villaggi dei popoli dell'Italia. Una frase che è tutt'altro che semplice, me ne rendo conto, ma come sempre, come ben insegniamo nel nostro videocorso, soprattutto nei percorsi ad hoc delle nostre sessioni di consulenza, bisogna andare a costruire il puzzle seguendo la metodologia. Fatto questo, sarà impossibile sbagliare. In umbra silvarum, sepe agricolas videmus. In umbra, ABS1. Silvarum, GP1. Sepe, avverbio. Agricolas, ACP1. Videmus, verbo. Prima persona, plurale. Nell'ombra dei boschi spesso vediamo agricolas, gli agricoltori. Belue, curas puellis dant, et litiam fugant. Belue, NP1, curas, ACP1, puellis. Al momento quel verbo dare, e quindi sono abbastanza confident nel porre questa semantica, penso che questo sia DP2. Adesso vedremo. Questo è un verbo, terza persona, plurale, et, vuol dire e. Litiziam, ACS1, fugant, verbo, terza persona, plurale. Le bestie danno preoccupazioni ai fanciulli e scacciano la letizia, la gioia, fuggono la gioia. Magistri, latinam linguam docent, e puerorum memoriant exercent. Magistri, NP, 2, nominer, latinam linguam. Uno è attributo, un altro è sostantivo, in ogni caso entrambi ACS1, docent, verbo, terza persona plurale. Puerorum, GP2, memoriam, bellissima parola, in ACS1, exercent, verbo, terza persona plurale. I maestri insegnano la lingua latina ed esercitano la memoria dei fanciulli. Metodologia, strategia, esecuzione sono questi i pilastri fondamentali del metodo DELAC. Non andrai mai da nessuna parte se vai a tradurre così alla sans façon come vieni. Anzi, ti spezzi subito le gambe perché a quel punto aumenti l'espressione di capacità di errore. Devi avere un metodo, devi andare a dividere in blocchetti per sbloccare le shortcut e mediante il metodo Matrix tradurre tutto nella maniera più scientifica e letterale possibile. Mai procedere alla, mi verrebbe da dire, giocatore di Call of Duty inesperto, no? Che si butta, spara a tutti, poi bam, blam. Ci vuole, ragazze, ricordate sempre, 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 quantomeno un percorso mentale su ciò che dobbiamo andare a svolgere. Perché nelle espressioni di matematica ci sono le parentesi quadre, le tonde, le graffe, poi avremo le equazioni, le frazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Non conveniva al matematico mettere direttamente tutte le operazioni sulla riga, tutti i numeri? Assolutamente no. In latino vale lo stesso principio. E questa affinità con la matematica ti deve far riflettere. Di questo ne parliamo approfonditamente all'interno del nostro videocorso Dominus e soprattutto all'interno delle nostre consulenze. Vabbè, lì c'è un rapporto vis-à-vis. Tutto ciò di cui sto parlando sotto in descrizione e le sessioni di consulenza e Dominus e tutti i contatti sono qui sotto. Ti invito soprattutto ad iscriverti se non vuoi perdere nessuno di questi contenuti, ma soprattutto ad apprezzare questa lingua. Le radici della cultura, le radici del latino, le radici dell'imparare sono sempre amare, ma i frutti saranno dolci. La potenza è nulla senza controllo e quando la controlli
dall'alto la vista è molto molto più bella. Ci vediamo la prossima volta. Dal professor Antonello è tutto, a domani. Calli e spera, a tutte!